Mi chiamo Paolo, 52 anni, vivo a Cernusco sul Naviglio e faccio il consulente informatico. L'oggetto che ho portato oggi è stato regalato alla nostra famiglia circa 40 anni fa e da allora non è mai stato esposto, è sempre rimasto chiuso nella sua scatola ed è un po' il motivo per cui l'ho portato qui. Allora, il prossimo venditore che ha portato questo oggetto si chiama Paolo. Sì. Che bel nome. No. Ciao Paolo. Ciao. Che bel nome, ciao. Alessandro Rosa, buonasera, ben arrivato. Raccontaci un po' di te. Volentieri, abito nel Porta di Milano, sono sposato, ho tre figlie. E cosa fai nella vita? Faccio il consulente informatico. Ah, e questo fa parte delle tue passioni? Assolutamente no. Ti è capitato così per le mani? È capitato così nella nostra famiglia ormai quasi 40 anni fa. Poi non era esattamente in linea con l'arredamento della casa, quindi è finito un po' in dimenticatoio e mi è tornato in mente guardando la vostra trasmissione. Non hai notizie, non più di non questo, conosci la sua storia? No, più di questo sinceramente. Hai pensato a noi? Dai, guarda che esce. E io ti chiedo, ma perché lo vuoi vendere? Perché vedere un pezzo d'arte chiuso in una scatola, abbandonato, dimenticato, mi fa dispiacere. Quindi sei certo che sia un pezzo d'arte? Il foglio dice questo, poi io non sono un esperto sicuramente. Cioè, non l'hai mai esposto, non l'hai mai valorizzato? Te ne frega nulla. Beh, perfetto. Benissimo. Schietto e sincero. Giusto così. Alessandro, facci qualche notizia. Allora, si tratta di un'opera di Nicola Gagliardi. Nicola Gagliardi è uno scultore di San Vittore Olone, è uno scultore classico, diciamo, che ha sempre realizzato sculture celebrative, monumenti, repliche di altre sculture. Ecco, ma perché dico formazione classica? Perché in realtà l'opera che abbiamo di fronte è una sorta di incursione nell'astratto, no? Leggiamo qui che è stata realizzata dal laboratorio artistico Favini di Cislago, che è un laboratorio noto per la produzione di ceramiche d'arte. Si produce opere fatte da artisti. Sì, sì, questo è un certificato di autenticità. Vedi, qua dice poi anche pezzo unico in maiolica, decorato a mano con smalti e pasta vitrea cattedrale. Ecco, questa è una curiosità. La pasta vitrea cattedrale è un modo di chiamare un tipo di vetro non pulito, non lucido, che veniva usato proprio per le vetrate delle cattedrali. Questo è un po' quello che si può dire di questo. Quando è stato realizzato? Beh, qui abbiamo una data che quindi corrisponde più o meno agli anni di realizzazione. 1987. Sapevi qualcosa riguardo di questo pianto? O ti giungono come nuove? Allora, quello che c'è scritto lì, visto che era parte di una serie di piatti tutti molto simili. Certo, questo l'ha intitolato Impressioni Mediterranee. Facciamo la domanda ad Alessandro. Quanto vale, secondo te? Allora, il piatto di Gagliardi, pezzo unico, diciamo che da un punto di vista mercantile non è un artista che voglio dire, ha una presenza significativa. Un piatto è gradevole, se questa parola ha un senso per le opere comunque d'arte, probabilmente non ce l'ha, però di bella dimensione, sano, decorativo. Quanto vale? Vale 100 euro. Sei contento? No. Sì. Va bene. Continua a non fregarti. Sono contento. Allora, ci vediamo più tardi davanti ai mercanti che non sanno la valutazione, quindi io ti aiuterò. Ciao, arrivederci. Simpatico. Meo, del resto Paolo è un nome. Sono così. Ma dai, sì. Tutti sì. Non ci frega a noi, dai. La valutazione è andata abbastanza bene, sinceramente non avevo grosse aspettative, anche perché non sono decisamente un esperto d'arte, quindi non avevo un'idea concreta in testa di quanto potesse davvero valere. Facciamo entrare il prossimo venditore che si chiama... Ma che bel nome! Nome Tosica. Ho già sentito, c'è qualcuno? Mi sembra. Il famoso. Conosci qualcuno di nome Paolo? Mi pare. Ma. Bellissimo nome, vero? Buonasera. Paolo, da dove vieni? Ci conosco assolutamente. Di cosa ti occupi? Fai l'attore? No, assolutamente. Faccio il consulente informatico. Ti piace il tuo lavoro? Sì, perché in realtà ogni 6 mesi cambio progetto, azienda, quindi persone nuove, progetto nuovo, aria nuova. Cosa ci ha portato? Qualcosa che collezioni? Qualcosa che... Assolutamente no. Un oggetto che ci è stato donato
parecchi anni fa, a chi? Alla mia nostra famiglia, allora, e che non essendo molto in linea col resto dello stile della casa è rimasto chiuso in un cassetto, in una scatola per quasi 40 anni. Di scatola, cassetto, vediamo un po' che c'è, che sarà. Piatto di cinese. No, qualche contemporaneo? Sì, qualche contemporaneo, non so di chi. Ma di chi è? È suo. C'è una firma. Sì, c'è una firma. È Nicola Gagliardi. Gagliardi! Vieni, Stefano. Allora, qui abbiamo il signor Paolo che ci ha portato un piatto contemporaneo firmato Gagliardi, che io però non conosco. Io conosco molto bene. Infatti quando ha detto, Gagliardi! Paolino, ci fai vedere questa utenza? Allora, così sai chi è. Comunque, ai sensi della legge, eccetera, eccetera, comunque abbiamo un certificato di autenticità che garantisce che è un pezzo unico, decorato a mano, con smalti e pasta vitrea. E l'artista, appunto, è Nicola Gagliardi. Adesso Paolo racconterà chi è Gagliardi. Chi ti ha detto Alessandro Rosa? Ho scoperto che collabora con la fabbrica del Duomo di Milano e che produceva queste serie di maioli che negli anni Ottanta, questo pezzo in particolare fa parte di una serie di una dozzina di maioli che tutte abbastanza simili. E comunque è stato anche consulente del tribunale in scultura litica, archeologica ed antiquariale. Si vede che c'è della dovizia, della sapienza nel modellare, nel dipingere. È un oggetto molto decorativo. C'è il mare, a tutti piace il mare. All'essere umano piace il mare, c'è anche questo sole tenue. Io mi batterò. Scusa, questo secondo te è il sole o la luna? E questo è il mare, come si chiama? Impressioni mediterranee, quelle deve essere il mare per forza. Ah, sì, è il mare. Deve stare per forza così perché sono i buchi per il... Lo devi guardare solo che vedo se è originale, sono solo. Si confermo che è il mare. Quale? Sì. L'hai sentito? Sì. È estremamente stilizzato, ma in una maniera che non rientra nel mio gusto. Ma riconosco che collocato al muro, in una casa magari al mare, possa avere un senso. Allora, apro ufficialmente l'asta. 10... e mi fermo. Allora, 10 euro offerti da Stefano. Lo so, ma che siete qui, che state aspettando il martello, lo so. Sento i vostri affanni, state tranquilli, rilassatevi. Lo vedo molto bene da Ada. Sì, anche secondo me. Giovanni, secondo me è più giusto, perché Gagliardi è di Milano. A Roma, secondo me, non lo capiscono. È più giusto per te? A te piace? Sì, onesto. A me non dispiace. Comunque, abbiamo trovato l'affare. Però siete voi mercanti, quindi... 20? 20 euro offerti da Ada. Visto quanto sono stato convincente. Bravissimo. Chi offre di più? Ti scommettiamo che non offre nessuno. Perché mi guardi? A morire Giovanni. Che mi guarda così, quando lo guardo, gira no. Com'è l'alunno interrogato. 25. Se costa poco, perché no? Stefano è il migliore in questo settore a promuovere questo tipo di artisti. Stefano è il migliore. Io offro 50. 50 euro. Ed è veramente la mia ultima offerta. 50 euro offerti da Stefano. Calmati, calmati. Fai così. Paolo, io direi che puoi battere. Puoi battere. Batto. Sì. Batti lei. 50 euro. 52. 53. Paolo, accetterò. No. Grazie Paolo, se immaginavo che avresti apprezzato. Paolo, perché qual era la tua idea? Adesso sono curioso. Sinceramente, io non avevo idea. Ammetto la mia totale ignoranza sul campo. Se non le piace, lo tieni un cassetto. Stefano ha fatto una buona offerta. Perché non accettarla? Ieri sera ho avuto per la prima volta la tentazione di dire, ma forse potrei persino appenderlo io. Quasi te la conferma. Ma quasi quasi. Allora, giusto. Può appendere, Paolo, davvero? Vedete, la magia di Cash or Trash, no? Cioè, i venditori certe volte cambiano idea e sicuramente sarà appeso a casa di Paolo. Bravissimo! Paolo, ottima decisione. Mandaci una foto, La maggior parte dei mercanti ha espresso un parere che in fondo era abbastanza in linea con il mio, però per 50 euro sinceramente preferito tenermelo io.